Bene, buonasera a tutti, terzo appuntamento di Parliamo in Villa 2022, un grazie per essere venuti qui stasera, c'è stato uno spostamento di orario e uno slittamento di qualche ora, quindi vi ringraziamo ulteriormente e ancor più convintamente di essere qua. Due amici, due colleghi di valore per l'appuntamento di stasera e colleghi che vi vado subito a presentare. Giuseppe Lavenia, inviato del TG1. Simone Bachini, giornalista di Italia 7, anche lui molto attento a tutto ciò che è di cronaca, reduce dal servizio a Firenze sulla sentenza per la strage della stazione di Viareggio. Perché siamo qui stasera? Perché Giuseppe Lavenia incarna il giornalista che ha raccontato, e lo è davvero, le due emergenze che hanno caratterizzato gli ultimi 2 anni e mezzo della nostra vita e l'hanno condizionato, la stanno condizionando ancora pesantemente. Giuseppe, inviato in prima linea, ha raccontato sia il periodo della pandemia e dall'inizio, dalle prime ore in cui non si capiva cosa stesse accadendo. E poi dal febbraio scorso è stato per 1 mese sul fronte della guerra in Ucraina e più precisamente a Leopoli. Io prima di iniziare vorrei che omaggiassimo, siamo 3 giornalisti e noi. E Giuseppe in particolare, avendolo vissuto in prima linea personalmente, ha visto anche tanti colleghi purtroppo cadere, non poter rientrare a casa e non raccontare più e non fare più il loro lavoro e strappati agli effetti dei loro cari sia per la pandemia sia per la guerra. Quindi io direi di fare un applauso a chi per testimoniare non è più fra noi e purtroppo ne conosciamo. Giuseppe, partiamo dalla pandemia. Quella sera di febbraio del 2020, il tuo direttore del TG1 ti ha mandato già da qualche ora a Codogno e ti devi raccontare un qualcosa che neanche te hai la percezione di cosa si tratta. Buonasera a tutti intanto, grazie e scusate il ritardo perché è colpa mia, lo dico subito, se vi ho rovinato la cena la colpa è esclusivamente mia e sono stato bloccato per motivi di lavoro e quindi sono contento che ci vediamo anche se un po' in ritardo. Allora, vado al 21 febbraio del 2020, sembra passata un'era giurassica, invece l'altro ieri, eppure abbiamo rimosso. Era il periodo in cui non sapevamo, forse avevamo sentito parlare Covid-19, ricordo la formula, ma sapevamo esattamente che cosa significasse e non lo sapevo nemmeno io. Allora, io stavo tranquillo, alle 9 del mattino del 21 febbraio stavo a casa mia a Roma a riposare perché ero libero, mi ero organizzato la giornata per starmene bello tranquillo. Ricevo una chiamata dal mio caporedattore che mi dice: "Guarda che hanno trovato il primo paziente positivo in Italia, un italiano, c'erano stati, ricorderete, la coppia di cinesi. E se puoi andare lì, perché dobbiamo coprire questo tema?" E io dico: "Sì, posso andare, posso partire subito. Guarda che io tra 2 giorni c'ho un impegno importante a Roma, devo essere..." Ma tranquillo, tra 2 giorni tu sarai a Roma, io mancherò 95 giorni. 95 95 di giorni sul fila, fronte dal del 21 Covid. febbraio al 24 maggio. Vado lì senza esattamente capire, arrivo, il mio primo impatto, svelo un aneddoto che gli amici sanno, al telefono io capisco: "Vai a Cologno, Cologno Monzese", che era nota, Codogno io non sapevo manco dove fosse in quel momento, no? Sfido quanti di noi sapessero dove si trovava Codogno, che poi purtroppo tristemente è diventata nota a tutti. Vado in questa cittadina e mi ricordo di essere arrivato lì sapendo alcune cose, ma erano quelle basi, no? È qualcosa che arriva dalla Cina. Forse un raffreddore, ma forse no. Facciamo attenzione, ma attenzione, non allarmiamoci, no? Cioè, no, tutto il contrario di tutto. Io resto impressionato da un dettaglio, perché eravamo in due colleghi lì, uno va sul fronte Codogno a cercare il paziente 1, io vado nella fabbrica dove lavorava questo ragazzo che era risultato positivo. E mi ricordo di aver visto all'interno della fabbrica, io ero fuori dai cancelli, all'interno della fabbrica vedevo questi uomini in tuta bianca,
che controllavano i dipendenti. Io fino a quel momento avevo visto i RIS in tuta bianca sul luogo del delitto, quindi dico, ma sarà successo qualcosa qui, che ci fanno i RIS? E erano invece gli uomini mandati dall'ASL che stavano controllando queste persone. E la cosa che mi resta impressa è, all'uscita dalla fabbrica, mentre io tentavo di avvicinarmi, queste persone scappavano, la prima, la seconda, la terza, la decima. Dico, o ce l'hanno tutti con me o c'è qualcosa che non va. C'era qualcosa che non andava. Quelle persone erano le prime in Italia ad aver capito, perché avevano avuto istruzioni dai medici, dai sanitari, che non bisognava avere contatti, che loro probabilmente erano un pericolo per gli altri, quindi scappavano per mettere al sicuro me. Loro lo sapevano, io no. Loro sapevano qualcosa in più. Che cosa ricorda di quella sera? Ricordo che il clima di paura io lo realizzo piano piano, perché tutti quelli che mi stanno attorno spariscono. E spiego chi sono quelli che mi stanno attorno. Eravamo 20 colleghi, 20, 30, non lo so. Piano piano tutti vengono richiamati dai loro direttori, dalle loro testate, che dicono, ok, tornate a casa, tornate a Milano. Modo preca- perché non si sa cosa può succedere, quindi tornate, le truppe e i giornalisti. Va via il primo, il secondo, il terzo, restiamo in due, io e il mio collega Giacinto Pinto, perché dovevamo rientrare a Roma se decidevano di farci rientrare. Il problema è che non si sapeva come farci rientrare, sul treno non ci potevamo salire, noi in teoria eravamo potenzialmente contaminati, eravamo entrati a Codogno, quindi il dubbio quella sera era, li facciamo tornare? E come tornano? Col treno non possono tornare, in aereo non ci possono salire, in macchina non possiamo noleggiare una macchina, ergo restate lì e vediamo che succede. E siamo rimasti lì. Io sono rimasto 94 giorni di fila lì, intendo Codogno, Bergamo, Brescia e tutta quell'area lombarda che è stata in assoluto quella che nella prima ondata ha rappresentato per l'Italia il pericolo. Il virus vero era lì, era arrivato lì da molto tempo. Che cosa racconto? Le immagini che oggi ci sembrano lontanissime, io le ho scoperte passo passo. Io ricordo due o tre aneddoti, poi non vi annoio perché tutti l'abbiamo vissuta, quindi ognuno ha i propri racconti. Io non posso dimenticare che il secondo giorno che ero lì faccio una diretta, e tu mi potrai dare testimonianza, spesso ci sono quelli che si mettono dietro e salutano, e faccio una diretta con uno che alle spalle apre le finestre di casa e comincia a urlarmi all'orecchio. Io ero abituato alle urla di Paolini, il disturbatore televisivo più noto che ci sia. E quando c'è Paolini uno tenta di difendersi. Ma io sentivo che questo signore urlava, e urlava non per disturbare me. Mi stava dicendo sostanzialmente, guarda, io ero al pronto soccorso ieri sera, ero col paziente 1, forse anch'io sono ammalato, aiutatemi. Io interrompo la diretta e lo faccio parlare, dicendo, ma a distanza naturalmente, e lui mi racconta, probabilmente sono infettato anch'io, chi devo chiamare? Ho chiamato tutti, nessuno viene. Tramite quella diretta siamo riusciti poi a farlo portare in ospedale, naturalmente il ruolo della positivo. TV blu, sì, perché TV chiaramente va in onda, quindi si capisce che c'è un problema, perché sino a quel momento non c'era un problema. Ecco, ricordo questo aneddoto, ricordo che si sembrava allora che bastava non entrare a Codogno e negli altri 9 comuni di quell'area per non infettarsi, ne eravamo convinti tutti, no? L'importante è stare da questa parte, lì ci sono i militari, oltre gli infettati noi stiamo da questa parte. Se non che io stavo da questa parte, pensavo di essere al sicuro, e andavo nel bar del primo comune fuori, e a un certo punto il barista mi dice, guarda, dove ci sei seduto tu? Fino a 2 giorni fa c'erano tutti quelli di Codogno. Quindi se è vero che il virus circola, il barista aveva già capito, il virus non è là dentro, è dappertutto, e lo scopriamo piano piano. Cioè, come dire, l'uomo della strada aveva fatto dei passi da gigante, aveva previsto quello che tra 15 giorni sarebbe successo, cioè tutti si erano ammalati. Ecco, prima di continuare vi invito a fare un applauso al nostro amico che è qui sul palco insieme a noi, il maestro Adair Cascioli, che ci alleterà anche per allentare un po' il ritmo delle parole anche agli argomenti che non sono leggerissimi con dei pezzi, dei brani di musica. Ecco, si diceva prima, quando eravamo in viaggio, noi giornalisti ci dicono spesso, anche quando le notizie non ci sono, insomma, cerchiamo di trovare degli aspetti interessanti, magari forzare un po' la mano. Nel caso della pandemia, caro Giuseppe, è successo il contrario, perché
dico anche giustamente, perché avete fatto un lavoro eccezionale, però c'era veramente il rischio di, in generale, di generare un'ondata di panico, che ha dimostrato una volta di più la validità, la responsabilità che ha uno che fa il nostro lavoro. Il senso di responsabilità in voi si è manifestato nel cercare di raccontare, ma non di terrorizzare. Guarda, è stata una delle poche volte in cui mi sono sentito utile, perché quando fai il giornalista sappiamo che non è che siamo ben accetti, amati, ci vedono tanto bene. Capita, un po' per demerito nostro a volte, altre volte perché l'opinione pubblica non accetta alcune cose. Però mi sono sentito utile, perché vi ricordate il bollettino della sera, quello delle 18, no? Morti 125, contagiati 12.000, feriti, sembrava un bollettino così, i numeri. Ricoverati. Io, essendo lì, avevo la possibilità di mettere accanto al 118 morti oggi è morto Alberto Tizio Caio, e le famiglie mi ringraziavano per questo. Mi venivano a cercare per ringraziarmi per aver detto il nome e il cognome del papà che non c'era più, per averlo ricordato, per aver mostrato le foto, perché c'era la necessità di dare fisicità a quei numeri che sembravano asettici, perché mentre c'era una parte d'Italia che per fortuna non viveva quei problemi e pensava che in qualche maniera fossero gonfiati dalla TV, ce n'era un'altra che stava vedendo sotto i propri occhi che le persone morivano. Morivano i padri, morivano i nipoti, morivano, ma ho visto morire tantissime persone. Tu dicevi, spesso a noi capita di gonfiare le notizie, se è media dobbiamo tentare di trovare lo spunto per avere il titolo, altrimenti. Esattamente. Io sono testimone dell'esatto opposto. Io, soprattutto nella prima ondata, avevo un input: tentare di trovare delle notizie positive. Dopo la riunione di redazione, che è quella che decide la linea del telegiornale, in genere chi sta sopra di me, il mio caporedattore, il mio direttore, mi chiamava per dire: guarda, di notizie tragiche ne abbiamo un'infinità oggi, proviamo a trovare una notizia positiva, qualcuno che si è salvato, una storia esemplare, una cosa che dia speranza a chi sta a casa. E devo dirti che non è semplice, però ho trovato storie che hanno dato speranza. Hanno dato speranza probabilmente a chi guardava la TV, e l'hanno data a me, perché la teoria che il giornalista non ha paura è finta. Io ho avuto paura, ma cioè, non nego che ci sono stati dei giorni in cui mi chiedevo: ma se mi ammalo qui, dove finisco? Io ero lontano da casa, lontano dagli amici, lontano da tutti, dagli affetti, e quindi temevo di poter finire in un ospedale o in una abitazione ed essere chiuso lì in attesa di capire che succedeva. Dopo avevamo raccontato con i miei colleghi per 45 giorni di fila quello che succedeva. Vi giuro, passavamo da funerali collettivi dove c'erano 60 salme, noi il prete, 60 salme che venivano benedette, con il dovere morale di filmare questa benedizione e di mandare con il cellulare a ciascuno dei parenti quei video, perché quei parenti ci avevano contattato e non potevano essere presenti. Tramite noi era potevano... l'unico modo per salutarli. E vi assicuro che farne uno, farne due, farne tre, al terzo sei a pezzi. Dopo l'ennesimo, chiamiamolo funerale, era una benedizione in effetti, ricordo di essere tornato nell'appartamento dove vivevamo allora con le persone che mi seguivano, che sono un cameraman e una montatrice, perché si lavora in tre. Quella sera ci guardammo negli occhi e mi ricordo di aver detto: ok, fermiamoci, abbiamo fatto il nostro, e quindi torniamo a casa, proviamo a tornare a casa, perché abbiamo bisogno di rifiatare, forse adesso è il momento. Chiamo la mia redazione e mi si dice: ok, non c'è dubbio, domani vi facciamo rientrare, vediamo come. Il mio direttore mi dice: però dacci la possibilità domani di fare un pezzo al mattino, fai una cosa al mattino, al pomeriggio vi organizziamo il rientro. E quindi noi andiamo a fare al mattino. Il destino, il buon Dio o non so chi altri vuole che l'indomani mattina troviamo una storia straordinaria. C'era la storia di una bambina di Brescia, una neonata, che era nata da mamma positiva, era nata positiva e subito intubata, ma morta praticamente. Quindi, e non si sa come, nemmeno i medici se lo spiegavano, questa bambina aveva vinto il virus, aveva vinto la terapia, era più forte di tutto, era la vita che vinceva sulla morte. Quella mattina vengo chiamato da un amico dell'associazione Misericordia che stava riportando la bambina da Brescia alle valli bresciane per riportarla alla sua mamma, e mi dice: guarda, facciamo sta roba, non è che vuoi seguirci
Dico, vabbè, ok, vi seguiamo con la macchina, vediamo che facciamo. Seguiamo questa quest'auto medica della Misericordia attraverso le valli bresciane. Ci abbiamo messo 2 ore per arrivare. Un viaggio interminabile. Entriamo in questo paese, eravamo in lockdown, non c'era nulla. Entriamo in questo paese dove c'erano alle finestre, ai balconi, lenzuoli con scritto "Benvenuta Anna". Anna, sei la vita. Robe che a ripensarci vengono, mi si accappona la pelle e mi vengono le lacrime, perché io ho pianto di fronte a quelle immagini. E quando gliel'hanno consegnata la mamma e quella bambina era più sana di me, della mia truppa e di tutti gli altri, ho pensato che potevamo andare avanti a raccontare, e che ho pensato soprattutto che se non ci fossimo stati, quella storia non sarebbe stata raccontata, perché purtroppo eravamo tutti chiusi in casa. Un applauso ci vuole qui, No, ma l'applauso è ai volontari, generale, alla mamma, a tutti quelli che come noi, nel senso, in quel caso esattamente questa storia l'hanno vissuta con te. Perché mi incavolo a volte parlando anche con amici, quando sento dire no, perché io ho letto sui social, ho visto, ma i social a volte hanno inventato delle cose senza andarci. Io sono testimone del più grande buco preso dalla stampa italiana e internazionale. Arrivavo a questa domanda, mi hai anticipato. Cioè, avete presente i complottisti cosa hanno sempre raccontato? La storia dei carri funebri di militari di Bergamo sono finti. Li abbiamo inventati noi, perché erano finti, era un fotomontaggio, dentro non c'erano i morti. Allora, ok, l'hanno detto tantissime volte. Perché io contesto questo? Per 2 motivi. Perché quell'immagine l'ha fatta un cittadino qualunque di quella via, che quella sera si è alzato svegliato dal rumore e ha fatto il filmato. Quei carri non dovevano essere visti, perché era il momento in cui l'Italia era, ve lo ricorderete, a terra completamente col morale. L'idea, non so se del governo, di qualcuno, era: non facciamo vedere anche queste perché diamo il colpo di grazia agli italiani. Quindi hanno tentato di non farli vedere a noi giornalisti, per protezione. Era una scelta anche condivisibile in un momento così delicato. I complottisti riescono a dire l'esatto contrario, cioè che siamo stati noi a crearli e a poi diffonderli, facendovi credere che c'erano morti di Covid, invece non c'era nessuno. Ragazzi, se uno è stato lì e li ha visti, l'indomani ci siamo andati a vedere, certe cose le ritiene bestemmie, né più né meno. È una mancanza di rispetto per chi ha perso la vita, per chi ha perso un familiare, per chi ha sofferto. È una mancanza di rispetto per tutti noi che, vi ricordate, abbiamo sofferto tanto tutti insieme, ci siamo privati della nostra libertà, e se abbiamo fatto dei passi avanti, grazie a Dio li abbiamo fatti, lo dobbiamo anche a noi stessi. Chiudo dicendo una cosa: io il vaccino me lo sognavo di notte. Io mi sognavo la notte di marzo 2020, che bello che arriva il vaccino, torno dalla mia fidanzata e me la bacio tutta, perché questa è la verità. Poi che è successo? Quando sono arrivati i vaccini ed erano gratuiti per tutti, reazione: allora non me lo faccio. Cioè, è un cortocircuito. Se non ci fossero stati, saremmo stati tutti a dire: ma che bello se c'è uno scienziato che inventa il vaccino. Ecco, certe cose mi hanno fatto, mi hanno ferito, mi hanno fatto rabbia. Io credo che devo testimoniare quello che ho visto, per il rispetto che devo portare a tutte quelle persone che non ci sono più. Dici giustamente. Bravo, un applauso. E devo dire che Giuseppe fortunatamente non ha mai contratto, eppure stando giorni e giorni sul fronte del Covid, non ha mai contratto la malattia neanche da sintomatico, no? No, grazie a Dio. Facciamo no, gli scongiuri quello... tutti possibili immaginabili, Però è così, sono stato fortunato. Poi è uno di quei passaggi della carriera in cui tu dici: sì, sono stato bravo, ma sono stato fortunato, non mi sono ammalato, ho potuto fare quello. Sicuramente la fortuna sì. Prima di tutto, poi tutto oltre all'attenzione. Simone, tu sì. Amico di lunga data di Giuseppe, grandi servizi insieme in Toscana, Roberta Ragusa. E altre cose da ribalta del TG1 oltre che da ribalta di TV Toscane. Come hai visto il lavoro di Giuseppe? Lo hai invidiato? Volevi anche essere te in prima linea lì? E come si giudica da collega il fatto di raccontare un evento epocale? No, allora è chiaro che si sta sulle cose, quindi la sua esperienza la guardavo in TV, qualche messaggino, no? Poi l'idea con un altro amico, Fabrizio Mandorlini, di scrivere subito un diario, no? E quindi di metterci la storia di Giuseppe, perché
andava raccontata, no? La storia di questo amico e di altri colleghi toscani, no? Nel senso, in questo piccolo diario che ho scritto, no? Giuseppe è l'unico siciliano di cui racconto, no? Nel senso, perché poi, insomma, comunque poi c'era Jacopo Cecconi, c'era il Gianmarco Sicuro che ha fatto questo giro del mondo, insomma, però Giuseppe, il Lattanzi, Andrea Lattanzi di Repubblica, che era a Milano anche lui, insomma, e Lorenzo Santorelli, insomma, c'erano tanti toscani che, insomma, fu colui che entrò nella terapia intensiva a Bergamo, e quindi l'ho narrato, ecco, nel senso, l'ho messo lì. Dico sempre, no, la memoria viva di quello che ho scritto, no, di questo librino che tengo lì, no, che magari penso tra qualche anno davvero vedrà dal vivo, no? Perché poi io ogni giorno scrivo questi post-it, queste cose che poi abbiamo messo un po' nero su bianco. Quindi la prima cosa è proprio averlo raccontato lui. E poi, no, c'era questa un po' trasposizione tra quello che accadeva in Lombardia e ciò che accadeva qua, erano due piani diversi, no? Però Andrea Lattanzi mi faceva: Simone, ricordati, non bisogna perdere la battaglia di Milano, no? Ricordando un po' le cose epiche, perché era un se qua abbiamo le terapie intensive piene, accadrà che se ci sono posti vuoti verranno da voi, eccetera eccetera. Quindi c'era questa cosa qui, e quindi, no, vabbè, con Giuseppe, come poi a Leopoli, appena l'ho visto a Leopoli, il messaggino, insomma, no? L'apprensione, insomma, così, insomma, è un legame forte quello con Giuseppe, amicizia vera, sì, di stima, sì. Poi, nel senso, con lui la sua esperienza ligure a Genova, e io, essendo stato fiondato sul Giglio, quando poi la Concordia venne portata a Genova per lo smantellamento, sono stato 4 giorni a casa di Giuseppe, quindi, insomma, perché non volendoti far mancare nulla, anche il ponte di Genova ti sei beccato, quindi, insomma, ne hai vissuti un po'. E poi passiamo alla guerra. L'hai accennato un po' leggermente prima. C'è stato un momento, non oltre che di sconforto, un momento, noi da questo tunnel non ci usciamo più, te lo sei chiesto? Sì, non c'è dubbio, ma chi non se l'ha chiesto qui in sala? Adesso sembra lontano davvero, ogni volta che ci penso dico, vabbè, ma qualcuno mi dice, ma scrivi un libro, la gente non ne vuole più sapere. Ma noi stessi, oggi ho preso il treno per arrivare qui, sul treno ancora c'è la mascherina, ho assistito a un litigio tra il controllore e un passeggero, il passeggero non voleva mettere la mascherina, sbagliava, però capisco che siamo in un momento in cui la gente non ce la fa più, dall'altra parte vediamo aumentare i contagi e quindi siamo un po' preoccupati, è un momento delicato per tutti noi. Dicevo, c'è stato un momento, sapete qual era? Io mi svegliavo alle 5 del mattino e accendevo su Rai News e mi ricordo sto bollettino che compariva. Io tutto il giorno, essendo in giro, non guardavo, per fortuna mi preservavo, non guardavo i numeri, non sentivo i numeri, raccontavo le mie storie, e per fortuna, perché altrimenti sei andato in depressione. Alle 5 del mattino vedevo quei numeri e aumentavano in una maniera impressionante. Io mi ricordo 100 morti, 200, 500, 1500, 1800. Questo contatore tragico e mi mettevo nei panni di chi stava dall'altra parte. E dico, quanta ansia e quanta angoscia vive chi sta a casa, che non sa come fare se non chiudersi e sperare che il virus non entri. Ho avuto paura, ho sperato, ho pregato di venirne fuori, che venissimo fuori tutti assieme. E poi racconto questo aneddoto, un dietro le quinte, visto che davanti le quinte l'abbiamo vissuto assieme, l'avete visto, l'avete letto. Il dietro le quinte è questo: dopo circa 45 giorni, ero molto stanco, anche molto provato. Mi ricordo un giorno avevo fatto un servizio, consegno il servizio alla redazione, dovevo andare nell'edizione nostra principale, che era quella delle 20, e dico al mio capo: guarda, stasera non mi sento di fare la diretta perché sono stanco, in più non ho notizie. Non avere notizie e fare una diretta non serve a nulla, no? Il mio capo dice: hai ragione, riposati, tanto le notizie sono tutte sul servizio, lo mettiamo in onda. Dopo 2 minuti mi chiama il mio direttore:
dice: intanto come stai? Che è la prima domanda, la prima, se, citiamolo, se... Giuseppe Carboni. Sì, Giuseppe Carboni, il mio direttore di allora. E mi dice: come stai? Perché la prima preoccupazione è: Giuseppe si è ammalato. Dico: no, tutto a posto, sono solo stanco, ma in più, caro direttore, ti dico, non ho notizie nuove. E lui mi dice una frase che lì per lì mi sembrò un paradosso, uno sfottone nei miei confronti. Oggi dico, oggi ho capito che cosa intendeva e perché era sintonizzato col paese. Lui mi disse: perché vuoi dare notizie? La notizia sei tu, la gente ti vede, vede che sei vivo e si rincuora. Ed era vero. Cioè c'era la trasposizione rispetto a una persona che era, io potevo essere chiunque altro, che era nei luoghi dove il virus purtroppo galoppava e continuavi a vederla che non si ammalava. Era un briciolo di speranza, uno spiraglio per la serie, se non si ammala lui che sta lì, forse riusciamo a... Era diventato un meme anche su social. Sì, infatti, ma quella cosa lì. Era sì. Diventato un volto rassicurante per la gente. Sì, no, ma mio malgrado, cioè... di raccontare brillante, compito, no, ma era... brillante al certo tempo. Capisco stesso. Che era dire sei tu la notizia, in quel momento, cosa che non dovrebbe dovevi mai avvenire, il giornalista era la notizia perché stava ancora lì, stava bene. Se non appariva per due giorni, gli è successo qualcosa anche a lui. Eravamo in quel momento in cui nessuno capiva come ci si poteva proteggere. E in quei momenti drammatici ci sono stati anche delle canzoni simbolo di quel periodo. Poi le ascolteremo anche alla fine. Però una di quelle canzoni che aveva trionfato solo pochi giorni prima al Festival di Sanremo, prima di che si scatenasse tutto quello che si è scatenato, era Fai rumore di Diodato. Grazie Andrea, bravissimo. Passano dei mesi e ricevi un'altra telefonata, mi immagino dal tuo direttore e dal tuo caporedattore. 24 febbraio scoppia la guerra e il TG1 è in prima linea, Giuseppe Lavene è ancora in prima linea. Ti ho detto oggi che hai la fortuna di fare il lavoro che fa innamorare tutti coloro che vogliono fare il giornalista. L'inviato è quello che di meglio si possa chiedere quando si fa questo mestiere, con i pericoli, con le privazioni, con i sacrifici che dicevi. Com'è nata questa avventura in Ucraina, che si è svolta a Leopoli, un po' fuori dell'epicentro, però in una zona molto pericolosa? È nata per... innanzitutto eravamo nel periodo in cui tutti sapevamo che la guerra stava per scoppiare, anche se si pensava adesso trovano l'accordo in qualche dopo maniera dopo le Olimpiadi, però sì, c'era sì, questo sì. Scusa, io sono andato indietro nel tempo risentendo la canzone. Ma voi vi ricordate quella canzone a Sanremo, tre giorni prima del paziente 1, l'Italia di cosa parlava? Di Bugo. Morgan e Bugo che litigano, era la notizia palco. Dappertutto sì. Vi ricordate, uno è andato via dal palo, non si parlava sì, d'altro, sì. Cioè c'erano in tutti i giornali, faceva ascolto record, sono tornato indietro, mi ricordo la canzone. Però è stata suggestiva anche cantata da lui in un'arena di Verona deserta, cantata da Diodato. Ho ripensato dopo. come nell'arco di due giorni siamo passati dalla cosa più divertente o meno futile. E comunque che faceva costume a una cosa serissima che ci ha cancellato poi quel Sanremo. Cioè, vabbè, torno alla guerra. Sono andato lì perché
in genere gli inviati di cronaca si occupano di cose che accadono in Italia. Io faccio la cronaca, quindi mi occupo di cose che accadono in Italia. Però c'era l'esigenza di partire subito, perché la guerra improvvisamente era stata dichiarata, quindi bisognava. E noi da questo punto di vista siamo molto veloci, siamo abituati a portarci dietro la valigia, e Simone lo sa. L'inviato vive con la valigia pronta. Sì, sì. No, ce la portiamo dietro. Tra l'altro l'ho messa nella tua macchina, sì, sì, una valigia, è così. Non si sa mai. E quindi mi è stato chiesto se ero nella condizione di partire subito, di provare ad arrivare intanto in Polonia e poi vedere che succedeva. In effetti dovevo presidiare il fronte polacco. Arrivo, dico di sì di getto, dico la verità, non perché io fossi un analista, non sono un grande esperto di guerre, però mi sembra un'esperienza importante da fare, e quindi dico va bene, vado. E vado in Polonia pensando di dover raccontare i profughi che escono. Arrivo al confine, per due giorni racconto questo esodo che mi impressiona, di persone che con la valigia davvero di cartone, con i bambini al seguito, con gli animali, con pochissima roba, lasciano il confine del loro paese e scappano. Immaginiamo dall'Italia gente che va via, no? Li vedevo come nostri fratelli in qualche maniera. Tentavo di medesimarmi, ma è sempre difficile. Mi medesimavo in una cosa, il fatto che dormivano all'aperto. Erano come i grandi accampamenti all'aperto, e non ci credevo che i bambini dormissero lì. Mi sembrava davvero un'ingiustizia. In pieno inverno. Un'ingiustizia, c'era un freddo pazzesco. Ed io me l'ho portato il cappotto, la sciarpa, pazzesco. Riesco a trovare, per entrare in Ucraina bisogna, almeno allora, eravamo i primi giorni, bisognava inventarsi qualcosa, avere un aggancio dall'interno che ti venisse a prendere. Noi troviamo il varco giusto e l'aggancio giusto che ci porta dentro. Due o tre cose che mi saltano subito agli occhi. Appena entrati vedo dall'altra parte chilometri di persone, di auto in fila che escono, e noi siamo gli unici che stiamo entrando. I militari che ci controllano all'ingresso sono convinti o che siamo dei matti o che siamo delle spie, perché hanno il terrore, avevano, penso anche adesso, il terrore delle spie. Nessuno entra in un paese in guerra. Noi che entravamo eravamo, onestamente, ci hanno perquisito dentro, sotto, di tutto di più. E a distanza di 2-3 chilometri da quella frontiera ho capito che dovevo resettare tutto ciò che avevo imparato nel mio paese. Adesso non esisteva più, perché in un paese in guerra le regole sono completamente abolite, c'è la legge marziale. Se esco di qui e mi ferma la signora e mi chiede i documenti, io o mi faccio una risata o chiamo la polizia municipale per dire che c'è una mitomane che mi chiede i documenti. Se ti ferma in un paese in guerra, tu, anche se arriva la signora, dai i documenti, e se ti chiede di spogliarti, tu ti spogli. Ci capitava sistematicamente, ogni 2 chilometri c'era qualcuno che ci fermava e ci controllava, la telecamera, i social, sistematicamente, perché eravamo sospetti. La cosa che mi impressionò fu, ad un posto di blocco venimmo controllati in lungo e in largo, compresa l'auto. A un certo punto ci mettiamo a parlare con quello che ci fermò, che aveva capito che eravamo giornalisti italiani, per giunta, quindi amici, e ci fece capire: guarda, io non ti avrei fermato, ha detto, è quello prima di te che mi ha segnalato che tu eri anomalo, perché ti ha visto fare una foto e ci ha detto ferma questi sono spie. Si viveva in quel clima. Che cosa mi porto della guerra e che penso di dover testimoniare, e lo ritengo un dovere? Io non sono stato nella parte dove bombardavano le case e bombardavano le città, io sono stato in quella parte dove bombardavano i cosiddetti siti sensibili. Ho capito, stando lì, che è un'espressione che non voglio più usare perché non significa nulla. Siti sensibili, che significa? Bombardavano gli aeroporti e le basi militari. Quei luoghi non te li fanno vedere, vedi il fumo, vedi l'incendio, senti il boato, ma non te li fanno vedere, perché lì gli ucraini avevano anche delle cose che non volevano mostrare. Quindi noi vedevamo soltanto questo. Però che cosa mi porto? Qual è la mia idea di guerra che voglio raccontare? È quella legata alle sirene che suonano. Suonavano nella media 3-4 volte al giorno. Per 3-4 volte al giorno io con le mie gambe, insieme a tutti i profughi che vivevano nel nostro stesso albergo, scendevamo in questi scantinati bunker e stavamo lì in attesa che suonasse di nuovo la sirena, per poi uscire e tentare di capire che cosa era successo, se avevano distrutto qualcosa o meno. In genere durava mezz'ora, un'ora, però non lo sapevi mai. La prima volta che sono sceso giù, al primo giorno, mi ricordo che mi è mancata l'aria, mancava il respiro, dovevo andare in diretta da sotto. Mi chiamano per dire ok, sei in diretta tra poco, e io dico aspetta un attimo, io non so se ce la faccio, perché era un'idea assurda. È come un corridoio, un terzo di questa sala, 150 persone assieme, e tu non sai quando esci. E io non ero abituato, quindi ho faticato, ho dovuto concentrarmi per trovare la possibilità di fare la diretta. Ma il punto di svolta, e quella che è la mia testimonianza,
per me è al quinto giorno, quando vado nell'ospedale oncologico pediatrico di Leopoli. La sostanza è lì, curano i bambini malati di leucemia o di tumori e ci hanno tra i 4 e i 12 anni. Li curano con la chemioterapia, come facciamo noi. Erano bambini che erano scappati da Odessa, da Kiev, dalle città bombardate, e li tenevano a Leopoli. Ogni volta che suonava la sirena, questi 50 bambini venivano presi in braccio da medici e infermieri, in braccio, e portati lungo 6 rampe di scale negli scantinati. Perché quando suonano le sirene c'è l'attacco missilistico, non si va con gli ascensori, sarebbe una follia. Li portano in braccio, io l'ho visto con i miei occhi. Li portano in braccio, li portano giù e a un certo punto cominciano a fargli la chemioterapia. Considerate che i bunker di questi ospedali sono come le stalle, mancavano solo gli escrementi, per il resto c'era tutto, la muffa, la terra, c'era tutto. E quando gli chiedo, scusate, ma ai bambini fate qui la chemioterapia? Il medico mi dice, se noi non gliela facciamo e dura più di un'ora o più di 2 ore l'allarme, i bambini muoiono. Noi rischiamo di perdere i bambini o perché ci bombardano o perché non gli facciamo la chemioterapia, quindi dobbiamo farla. Sono uscito da lì con la consapevolezza di doverlo raccontare agli altri. Quando vediamo in TV 130esimo giorno di guerra, oggi non è successo nulla, ecco, oggi è successo che 100, 1000, 1500 bambini sono finiti nei bunker e gli hanno fatto la chemioterapia nei bunker. La guerra è anche quello, solo che è difficile da raccontare. Cioè non... Se io diventa ordinarietà. Diventa ordinario. Io lì ho conosciuto un bambino che si chiama Matvi, era un bambino di 7 anni, abbiamo fatto il bunker assieme, a lui hanno fatto la chemioterapia, l'ho aspettato alla fine della chemio, siamo risaliti sopra perché era finito l'allarme. Ci guardiamo negli occhi, lui non può parlare con me, io non posso parlare con lui perché non avevamo l'interprete. E c'era un pallone, sto bambino mi si avvicina e mi dice Cristiano Ronaldo. E io gli dico Leo Messi, e allora ci mettiamo a palleggiare lì. E si instaura sto rapporto straordinario. Abbiamo fatto un servizio su questa palleggiata con la mamma che piange perché è felice, dopo tanto tempo vede il bambino che finalmente gioisce e gioca a pallone. I medici ci prendono per matti. A distanza di tempo io racconto e faccio un servizio su questa cosa. Quando rientro in Italia mi invitano un paio di istituti scolastici a parlare della guerra e mi piace parlare con i ragazzi e testimoniare queste cose. Vado lì, racconto la mia esperienza. A proposito, tutti a chiedermi però è truccata la guerra, anche lì il complottismo, lo sappiamo che è finto, sì, ma Russia c'ha ragione, in fondo i missili non... gli attacchi, chiusa parentesi, tutti analisti, scoperto tutti gli analisti, ospedali sono... capito che, beh, chiusa parentesi. Quando finisco questo incontro, questi ragazzi si avvicinano e mi consegnano le maglie di Cristiano Ronaldo e dei palloni e mi dicono abbiamo visto il servizio, questi sono per quel bambino. Io prendo sti palloni e le maglie e onestamente non so cosa fare perché in Ucraina non dovevo tornare. Io come faccio a darglieli, tenermeli mi sembrava troppo. Comincio a fare delle telefonate, chiamo il medico di Leopoli, chiamo l'ambasciata, alla fine scopro dove è sto bambino. Sapete dov'è questo bambino? Che si chiama Matvi e ha 7 anni, sta a Firenze al Maier, lo stiamo curando noi italiani, sta bene, gioca a pallone, gli stiamo facendo le cure. E l'ho incontrato, gli ho portato le maglie, abbiamo giocato a pallone, mi ha sfinito, cioè, sta in una parrocchia che lo sta ospitando, la suora mi ha detto io non so come fare, cioè, perché tutti gli educatori che abbiamo è una roba, cioè, questo è Cristiano Ronaldo da piccolo. Il papà mi dice nell'intervista non so se diventerà Cristiano Ronaldo, però lui ci sta dando la forza di andare avanti, che è una cosa meravigliosa veramente. E quel bambino mi dice un'altra cosa che ho provato stando in un paese straniero, che noi italiani che abbiamo tanti aspetti negativi per cui dovremmo migliorare, prendere distanze da chi prende le mazzette, la corruzione, tante cose che abbiamo esportato che non sono proprio il massimo, come la criminalità organizzata, e io vengo dalla Sicilia, però dobbiamo essere orgogliosi anche di tante cose. Io lì ho visto una quantità di italiani che portava dei beni e che aiutava le persone che scappavano, impressionante, impressionante. Io venivo contattato quando c'erano delle famiglie che volevano scappare, venivo contattato dalla mia redazione perché arrivavano le mail di persone che mi dicevano siamo a disposizione. E ho visto persone portarle via fisicamente con le macchine, ho visto persone portare dei beni, ho visto che quell'ospedale che cura i bambini mi ha aperto le porte perché sono italiano. E sapete perché aprono le porte agli italiani? Perché loro curano i bambini anche grazie ad un'associazione italiana, una ONG che si chiama Sole Terre, segnatelo, Sole Terre.
che da anni aiuta i bambini ucraini a guarire dalle leucemie. Io sono stato onorato di conoscerli, ho devoluto il 5 per 1000, l'8 per 1000 che sia a loro, perché ci sono degli italiani di cui essere fieri. Un altro di cui dobbiamo essere fieri, a mio modesto avviso, è l'ambasciatore italiano in Ucraina, si chiama Zazu, ed è uno che stava a Kiev quando tutti gli altri se ne sono andati, tutte le ambasciate hanno chiuso, lui è rimasto lì a proteggere gli ucraini. L'ha dovuto chiamare Draghi per dirgli: o te ne vai o ti veniamo a prendere, perché dobbiamo garantire la tua sicurezza. Nel convoglio che lo portava verso Leopoli ci ha infilato i bambini ucraini, si è portati e li ha salvati lì. Ecco, ci sono un sacco di cose che ho scoperto, cioè gli italiani buoni li ho scoperti andando fuori. E un applauso ci vuole. Ecco Simone, questo grande cuore toscano, italiano, sì, naturalmente in generale è molto toscano, l'hai raccontato e visto, ascoltato anche nella tua attività di questi anni, e cos'è che spinge la nostra regione a essere così all'avanguardia nell'ambito di un popolo che fa della solidarietà il suo uno dei suoi punti di forza? Ma noi toscani abbiamo sempre qualche cosa in più da questo punto di vista, e te lo hai visto nei tuoi servizi, perché secondo te? Perché forse abbiamo un po' un'apertura naturale, no? Nel senso, vediamo, cioè ci portiamo comunque un po' avanti, non tendiamo subito a chiuderci. Questo insomma è una cosa bella, forse l'atteggiamento è quello livornese di più, no? Forse andando là, ecco, anche quando vado a fare i servizi, a fare le cose, c'è sempre una possibilità, un momento, una situazione, un tendere la mano, no? Poi alcuni livornesi dicono molto meno rispetto a prima, eccetera eccetera, però ecco, insomma, se si può, e anche siamo anche meno di un tempo, ma siamo anche un po' curiosi, no? Nel senso, ci facciamo i fatti un po' degli altri, quindi, no? Nel senso, capiamo anche quando accadono le cose, i fatti, no? Sì, vabbè, c'è un all'inizio, quando si arriva, no? Veniamo sempre visti un po' come quelli, però poi c'è sempre la signora che comunque ti dice: ma io lo vedevo che lui era un po' così, ma io, capito, ma proprio recentemente. Quindi questa idea di relazione che abbiamo, insomma, no? Che certo, ci porta, e quindi questo penso ci accomuni nell'aiutare, insomma, no? Nell'avere questo, il cuore aperto. Poi siamo cambiati, stiamo certo, cambiando. Certo. Mentre a Giuseppe chiedo: vi siete confrontati sul modo di lavorare con i colleghi stranieri? Cioè, l'approccio al racconto della guerra è uguale per tutti, oppure ci sono delle fughe in avanti di qualcuno che vuol primeggiare, naturalmente essere in prima linea, più in prima linea di altri, qualcuno l'ha pagata purtroppo anche con la vita, ma hai trovato una differenza nel modo di lavorare fra gli inviati italiani e quelli degli altri paesi sul fronte guerra? Guarda, io ho adottato il sistema che adotto sempre quando faccio il cronista qui, lo faccio fuori, lo faccio a Belluno, a Livorno, piuttosto che a Leopoli. Vado, vedo e racconto. Se vedo una cosa la racconto, se non la vedo, che è la regola aurea. Io non sono un analista, quando mi chiedono: ma secondo te, allora, non lo so, chiedilo agli esperti, io non sono un esperto. Io vedo quella cosa nell'ospedale, la racconto. Vedo, vi racconto un'altra piccola storia. Secondo me sono quelle cose che ti danno il senso di una cosa così grande che è la guerra. Ero stato già nei bunker e avevo fatto i servizi sui bunker. Dopo quello dell'ospedale potete immaginare che è difficile farne un altro, perché in TV funziona questo meccanismo: una cosa la puoi proporre una volta, la seconda volta già è pesante, la terza annoia. Tre volte di seguito mandato un bunker non funziona più, voi vi annoiate e vi mettete a chattare col cellulare. La prima volta vi colpisce, la seconda, la terza. Ero finito di nuovo in un bunker, stavolta mentre visitavo un orfanotrofio. Scendevo giù e sapevo che non potevo realizzarci un servizio, perché il mio capo mi avrebbe detto: e basta, l'abbiamo già visti, è simile. E quindi mi siedo lì e conto i minuti, perché il tempo si diminuisce, io devo fare un servizio quel giorno, mi devo inventare qualcosa, devo risalire in superficie. Sto accanto a un ragazzo di penso 14-15 anni, che è ucraino, accanto a me, e che ha le cuffiette e ascolta musica. Io sento che borbotta qualcosa, mi sembra nel Coldplay, maestro.
dico i Coldplay. Poi il mio camera mi dice: no, ma che Coldplay? Questi sono i Maneskin. I Maneskin. Gli italiani Maneskin, Damiano e Vittoria qui in Ucraina, che ci, nel bunker, noi, questo sta ascoltando i Maneskin. Boh. Per me è una notizia. Beh, ma vediamo che cosa ci dice. Appena suona la sirena, lo prendiamo, si chiamava Sasha questo ragazzo, dico: caro Sasha, mi spieghi che ti ascolti? E lui mi dice: no, mi dice una cosa bellissima, nel bunker ho paura, ma io metto le cuffiette, ascolto i Maneskin e per me si apre il mondo, sono libero. Guarda la telecamera e dice: Maneskin, venite in Ucraina perché voglio suonare con voi, e se venite in Ucraina la guerra è finita. Io prendo questo servizio, mando in onda, lo faccio avere al produttore dei Maneskin, che spero abbia fatto un regalo. Benissimo, sì. Spero abbia fatto un regalo. Però era, per me è stato una cosa già vista con uno spunto diverso. La mia necessità nel raccontare la guerra, nel tenere desta l'attenzione di tutti, compresa la mia, era proprio quella, cioè cercare l'umanità in ciò che a volte umano non è. Avete presente quando parliamo di strategie? Sembrano cose lontanissime. Nessuno pensa rispetto alle strategie di avanzate sul fronte, nessuno dice che ci sono 3 morti e uno era un bambino, si chiamava Sasha a 12 anni. Nessuno dice che nei bunker questo 15enne si sta rovinando l'adolescenza ed è costretto ad ascoltare i Maneskin perché altrimenti diventa pazzo. Non lo dice nessuno, nessuno dice che la guerra sta obbligando gli orfanotrofi a prendere sempre più gente perché non sono orfani, non hanno più i genitori perché restano a combattere, ma i genitori sono vivi. È che purtroppo queste cose non passano, passano le grandi analisi. Quando vediamo i professoroni che ci fanno le grandi analisi, dovremmo ricordarci che poi sta povera gente scappa, lascia le case, lascia i figli. Ma voi avete presente una mamma che lascia un bambino perché va a combattere? Cioè, cosa prova la mamma, cosa prova o il papà? Io chiudo questa con la scena più straziante che ho visto. Non vi nego che un giornalista non lo dovrebbe mai dire, in genere noi facciamo le interviste e se l'interlocutore si commuove è una cosa che riprendiamo, perché la commozione è comunque un racconto. Noi abbiamo dovuto fare interruzioni di interviste perché ci commuovevamo, io e il mio cameraman, perché erano delle cose strazianti. E una di queste volte è successo quando in un ospedale simile a quello di cui vi ho parlato stavano portando via questi bambini perché il posto non veniva più ritenuto sicuro, quindi onde evitare il rischio che i missili cadessero lì, li portavano via. Allora hanno preso degli scuolabus sostanzialmente e li riempivano con mamme e bambini, bambini malati. Venivano portati via all'alba, quindi assistevi a queste scene con gli uomini armati che li scortavano e i papà che restavano fuori dall'autobus, perché i papà non potevano andare via. Ai bambini avevano raccontato che stavano andando in gita e che papà li avrebbe raggiunti di lì a poco. Il papà recitava la parte. Io mi ricordo uno in particolare che insomma ancora me lo porto dentro, che stava attaccato con la mano al vetro col bambino dall'altra parte che ci giocherellava e la madre porella che piangeva e doveva allontanarsi per non far capire al bambino quello che stava succedendo. Ecco, quelle cose io non le dimentico. Quando mi dicono no, ma la guerra tutto sommato c'ha ragione perché le strategie nel Donbass, le strategie lasciamola agli strateghi. Io, per me la guerra è quella, per me la guerra deve finire, sono sul fronte di Papa Francesco. Pane al pane, vino al vino, e strategie non mi riguardo. Applauso. Maestro Giuseppe diceva dei Maneskin che insomma sono un terreno non da pianoforte, ma cosa ci puoi fare? Marlena, un applauso. Ma questa guerra quando finisce, caro Giuseppe? In questo mondo di virologi, quando impazzava la pandemia, di strateghi e di analisti militari, cosa dobbiamo attenderci da chi fa le analisi, da chi fa le previsioni e soprattutto se queste previsioni saranno azzeccate? Posso dirti la verità? Non lo so. Cioè, no, non lo so. Non è un campo mio. È che quel popolo ucraino veramente sia pronto a,
a sacrificare tutto e non fare un passo indietro. Io ho fatto i primi 30 giorni lì, vi dico, io ho un grande rispetto di quel popolo, non entro in merito alle strategie, però io ho un grande rispetto, perché quando vedo persone scappare e papà lasciare mogli e figli che vanno via e loro che tornano indietro, ma io devo avere solo rispetto per quelle persone. Una persona che, o un popolo che difende il proprio territorio, io parto, sono basico, c'è uno stato più grande che ha invaso uno stato più piccolo, non lo so se abbia ragione o no, ma i carri armati li hanno portati i russi in Ucraina, cioè questo. Poi lasciamo perdere le ragioni, io parto proprio dalla base, vedere delle persone che lasciano la famiglia, che scappano dalle proprie case, a me fa male. Questo è tutto, il resto quanto dura, quanto non dura, non lo so, però ho un grandissimo rispetto per quel popolo, che spero finisca con un concetto chiave per tutti noi: l'autodeterminazione. Un popolo deve poter decidere liberamente chi sta a comandare, se vuole stare con l'Europa o vuole stare con i russi, liberamente. Noi diamo per scontato, tornando all'Ucraina, ho imparato a dare nuovo valore alla parola democrazia. Noi evidentemente ce l'abbiamo da così tanto tempo che non la valutiamo più, possiamo dire tutto, diamo il contrario di tutto. Tanto io posso parlare male di Draghi, posso parlare male del sindaco, tanto che succede qualcosa sui social, ma niente di più. E non è che ci sono tanti paesi che, dove puoi dire la stessa cosa con libertà. Tornando, mi sono detto, che fortuna che abbiamo. Dobbiamo valutarla meglio, dobbiamo apprezzarla di più e dare il giusto valore a queste cose. E a questo proposito, il lavoro dei colleghi russi in una situazione difficile di censura, di costrizione, è secondo te si sono fatti l'idea di piazzare nell'informazione della gente, dei colleghi che credono in quello che dicono, o che ci sia la soggezione per evitare di finire in qualche campo di concentramento? È un'ipotesi, non lo so, ti dico la verità, mi manca l'esperienza, non lo so. Ipotizzo di sì, e anche lì facciamo un'analisi nostra. Ho detto che non siamo una categoria perfetta, parlo dei giornalisti, però quanti ne avete visti giornalisti italiani andare in Ucraina e a raccontare? Io penso tantissimi. Qui due toscani li voglio citare, Gianmarco Cecconi, due amici e bravissimi colleghi toscani. Da zone pericolosissime, e hanno rischiato, Jacopo e papà. Io quando lui è venuto da me a Leopoli, la prima cosa mi ha detto: oh, ma sai che mia moglie è molto preoccupata, i miei figli sono preoccupati. Jacopo è andato oltre Leopoli e ogni sera ci pensavo, dico, cavolo, per fare quella cosa, per tentare di raccontare il lavoro di Jacopo, cito lui ma tutti gli altri, è un lavoro che deve esserci ed è il valore del giornalismo. Non è che è rimasto a casa a twittare cose per sentito dire e a scriverle sui social, è andato lì, le ha mostrate e ha raccontato ciò che ha visto. È un valore, grazie a Dio non obbediamo per fortuna a poteri più alti di noi o che ci dicono cosa fare, abbiamo la libertà di raccontarlo in serenità. Credo che sia un vantaggio per noi, un vantaggio per voi, e speriamo che duri a lungo, perché se diamo credito che tutto sommato il giornalismo è superato, i social bastano e avanzano, poi scopriremo che il video che ha messo l'altra sera su TikTok era finto, l'avevano creato. C'è stato, vi ricorderete, a un certo punto uno, Zelensky, che diceva: ucraini, arrendiamoci. Era finto, l'avevano creato, era un ologramma. La salvezza nel racconto è il giornalista, e che è il tramite tra voi e la notizia. Penso che questa guerra che la verifica in qualche maniera, che deve andare lì a dirvi se realmente è così. È il tema più grande che investe tutto il mondo dell'informazione, l'approccio fra il mondo dell'informazione, l'utente e il pubblico. No, io invito a dire, scusami se ti ho interrotto, quando guardate le notizie, ma lo dico a me stesso, la prima cosa è, io c'ho una nipote di 14 anni, mi dice: ma io l'ho letto sui social. Non significa nulla, l'ho letto sui, chi l'ha scritta? Anch'io posso scrivere sui social bomba al centro di Firenze, non significa che sia vera. Dobbiamo verificare le fonti, oggi più che mai, perché siamo bombardati di informazioni. Una volta c'era un TG, io sento tanti che dicono: vabbè, ma io spengo tutto, non leggo più nulla perché sono bombardata. È vero, arrivano notizie da tutte le parti, il problema è che arrivano il 90% di notizie finte, false, costruite per fare click. Certamente. Avete presente i titoli per fare click? Ha appena vinto 7 milioni di euro, lo conoscete già, e tu dici: ma aspetta, ma come finisce? Clicco, ecco, hanno già fatto bingo. L'obiettivo è stato raggiunto. L'obiettivo è stato raggiunto. È quello lì. Certo. Che inverno ci attende sul fronte della pandemia conclusa quest'estate, di luci e ombre, perché si alternano giorni
di picco di contagi, da altri di numeri in calo. E tu che hai visto, non sei un esperto, però hai visto il fenomeno manifestarsi, cosa succederà? I numeri sono alti. Sì, i numeri sono alti, i numeri sono sì. Poi sono leggermente calati ieri, oggi sono aumentati di nuovo, quindi... No, io non so, voi siete preoccupati? Cioè, vi faccio io una domanda, perché io non siete preoccupati? Sì o no? Non ho capito. Molto preoccupati, perché io non riesco, per esempio, non riesco... Ottobre. L'autunnale. No, io avverto, adesso avverto onestamente che davvero la gente non ne può più di mascherine e altro. Vi ho raccontato l'episodio del treno, ma oggi ero a un funerale del patron di Luxottica, c'erano credo 6.000 persone. Dentro erano obbligate a mettere la mascherina, ma fuori non c'era, non la volevano, precauzione. Nel senso che c'è insofferenza verso ciò che abbiamo dovuto indossare obbligatoriamente per 2 anni. Ci sta capitando quello, non riesco a capire, perché nessuno di noi lo sa che cosa succederà a ottobre. L'altro ieri c'era un virologo che diceva una cosa lapalissiana: fa meno paura, i vaccini ci aiutano, ma certo se i numeri crescono la percentuale di morti sarà più alta. È una regola, no? Pregliasco stamani ha detto che ci sarà un picco a luglio e poi calerà, però dopo inizierà la stagione autunnale, la stagione fredda, e quindi però probabilmente conviviamo in questo saliscendi. Siccome dobbiamo tirarci un po' su, perché altrimenti davvero... Certo. Volevo chiedere al maestro, visto che siamo stati poco fa a cena e parlavamo di musica, io c'ho un trascorso da... Fra l'altro speaker so radiofonico. Tu hai anche un trascorso da DJ e speaker radiofonico. Sì, eh? Sì, sì, sì. Ho un passato da ragazzino e mi ha consentito di conoscere bene la musica. E siccome quella cosa che è successa a Sasha in Ucraina, cioè mettere gli auricolari e staccarsi, credo che sia successa a tutti noi magari durante la pandemia, no? Uno mette gli auricolari, mette, che ne so, Tommaso Paradiso, che viene qui tra qualche giorno, e scorda tutto. Allora volevo chiedere al maestro, visto che Fabrizio De André credo che sia una passione comune, certo, se facessimo una canzone di Fabrizio De André, dimentichiamo il virus, e magari a ottobre va benissimo. Certo. Grazie al maestro Andrea Cacciolli, sempre puntuale. Faccio l'ultima domanda a tutte e due, che è molto semplice, poi se ne va a fare una anche a te. Allora, fa la prima te e poi vi faccio la domanda conclusiva. Allora, io voglio sapere dove avevi più paura, se a Codogno o nel bunker a Leopoli. È una bella scelta. La serie bella Temerario. In tutta onestà, vi dico il punto di partenza, che è questo: prima di andare in guerra, ribadisco, ero nella parte occidentale, quindi quella relativamente sicura, devo sottolinearlo 100 volte, mi sono confrontato con persone che l'hanno fatta la guerra, con colleghi che mi hanno dato dei consigli. Giustamente chi ha fatto altre guerre o era stato nei Balcani mi ha detto: allora occhio a muoverti, subito avvisiamo l'ambasciata, muoviti solo su determinate condizioni, trova un fixer che è un agevolatore, diciamo, sul territorio, e in caso di pericolo fai queste cose qui. Quindi mi sono confrontato. Mi dite con chi mi dovevo confrontare il 21 febbraio 2020? Con te stesso. Cioè, no, è col buon Dio. Perché noi ricevevamo chiamate, io e la mia truppa e qualche altro collega, dai ministeri per sapere lì com'è. Perché, e con chi ti confronti sul Covid? E nessuno poteva dirci nulla. Cioè, e onestamente, quindi non so se è paura, però di sicuro c'è la sensazione di lanciarti in una esperienza su cui nessuno può dire se azzecchi, sbagli, devi andare lì, devi varcare il confine di Codogno o fermarti da questa parte. Nell'intervista bastano 12 metri, io mi ricordo feci un'intervista incredibile. Avevate delle aste lunghissime. Feci un'intervista che era a 2 chilometri di distanza. C'era una mamma che aveva appena partorito da una parte, io dall'altra, e urlavamo. Avevo il terrore di poter trasmettere il virus a una mamma. Quindi
ti direi il Covid giusto perché non lo conosco. È vero che in un paese straniero in guerra ti senti straniero, ecco, sai che non è la tua terra, c'è una percezione che avverti da questo punto di vista. Allora, per chiudere, vi faccio una domanda per chiudere, insomma, nel segno della speranza. Qual è la notizia bella che vorreste raccontare in un vostro servizio, tutti e due? Ce l'ho, faccio un'ottima chiusura. Sapete cosa vorrei raccontare? Ed è una cosa anche toscana. Vorrei raccontare che Matvi sta bene, che torna a casa. Questo bambino con la maglia di Ronaldo, che è un fenomeno, io mi auguro che lui lo possa fare presto e che magari Simone ci può raccontare con un suo servizio come l'Italia lo ha curato, ha accolto la sua famiglia e come possano tornare lì. E poi magari i Maneskin che vanno a suonare in Ucraina, e anche dire, così anche Sasha è contento. Certo, e annunciare che la guerra è finita, come dice una bellissima canzone. Simone, per chiudere. No, io non, veramente non riesco a pensare, io sono proprio, come diceva lui, no? Sempre nel vedere, ora magari tu avevi questo aneddoto qui, l'attualità, nel senso mi lascio sempre, il nostro mestiere è bello perché, come dico sempre io, no? Chi me lo chiede, non sapere mai 5 minuti dopo cosa può accadere, raccontare certo. L'istante, quindi questa è quella cosa incredibile, no? Come la scorsa settimana ero tranquillamente qui al mare, cade questo elicottero e allora subito parte, cioè, ma è brutto, cioè, nel senso, ora ho fatto un esempio brutto, però è questa cosa dell'andare subito a vedere, dell'andare a trovarlo, dell'andare subito, è la cronaca che bene, che se il maestro Andrea Cascioli ci un'immagine. E prima di darti la voce e le note, io chiedo un bellissimo applauso e grande applauso a Simone Bacchini. Grazie. Giuseppe Lavenia, un in bocca al lupo per la carriera di tutte e due, e speriamo davvero che ci raccontiate e raccontiamo anche noi della carta stampata un mondo migliore, e soprattutto delle notizie che non siano così drammatiche, anche se è il nostro obbligo raccontare la realtà come si sviluppa. Dicevo, Giuseppe, qua in Toscana, beh, col caso Ragusa è stato un po', cioè, ce l'hai un po' il ricordo della Toscana? È nel cuore di Giuseppe. Ma io in Toscana, oltre ad avere un sacco di amici, mi sono sempre trovato bene, dico la verità. Io sono siciliano, vengo dalla provincia di Catania, poi per questioni lavorative sono stato un po' a Roma, poi sono andato in Liguria, che è una terra magnifica, vicina a voi, e mi sento a casa. Poi vengo in Toscana e mi sento a casa. E quando sentivo, scusate se mi dilungo, certo, e quando sentivo nella prima ondata anche dalla Sicilia dirmi vabbè, ma tanto in Lombardia il virus, ragazzi, e siamo in Italia, cioè siamo tutti una roba, siamo tutti un popolo. Se cominciamo con le divisioni territoriali, come qualcuno voleva farci pensare, perdiamo quello che è il bello del nostro paese. Ci siamo fatti tutti assieme, ci siamo costruiti. Se la Toscana è in difficoltà, c'è la Sicilia. Se la Sicilia è in difficoltà, ci deve essere la Lombardia. Guai se non fosse così. Un mutuo soccorso. Ecco, quindi mi sento a caso assolutamente da Toscana. Grazie, a casa grazie davvero. Grazie di essere stati qui. E il finale ce lo dedica Andrea Cascioli.